Buonasera. Finalmente siamo riusciti a avere un'altra vittoria, un grande 4-1 contro l'Atalanta a Bergamo, la nostra bestia nera. Dopo anni. Addirittura due gol di Guarin, doppietta. Purtroppo la partita non l'ho vista, avevo altre cose più importanti da fare. E ho visto i miei highlights, così da veloce, ho visto i gol. Incredibile che finalmente Guarin, dopo 24.000 tiri, riesce a fare due gol così spettacolari come finalmente si aspettava. E sono contento, almeno questi punti servono proprio a respirare, perché non se ne poteva veramente più di sconfitte stupide. Comunque adesso non ci esaltiamo neanche di questa vittoria, andiamo per la nostra strada. Squadre solo davanti ci sono fermate, qualche punticello l'hanno perso. Quindi adesso giovedì c'è anche una partita importante contro il Celtic, vedremo un po'. E niente, finalmente si respira un po', però stiamo cauti, perché quando arriviamo a tre vittorie di fila si può già parlare, insomma, in silenzio, a bassa voce, di un possibile avvicinamento nei posti più alti. Però adesso non ci saltiamo. Cos'è che mi ha rotto il cazzo questa settimana? Mi ha rotto il cazzo quella storia su Icardi. Minchia, ma basta, veramente, cioè più che altro non è stato soltanto quello, le TV, i giornali, minchia, ma basta, minchia, ogni coma, ma non soltanto sui card, sulla questione che non hai esultato quando ho segnato, anche sulle altre cose, sui servizi, ma veramente, io ho visto un servizio su cos'era Tiki-Taka lunedì, mi sono veramente cascati i coglioni. Cosa fa Icardi? Dove va? In centro? Con la moglie lì? Vandana? Crespo si è sposato? Ma che cazzo me ne frega? Cioè, io veramente... Ma poi non solo quella, ci sono anche tante altre cazzate. Ma a me che cazzo me ne frega? Ma basta, veramente. Ma parliamo di calcio. Perché veramente... Ormai, ma come ogni cosa, nel senso, metti ad esempio, sorvoliamo anche sul calcio, passiamo anche a Sanremo, nel senso che io Sanremo non lo guardo, non mi interessa proprio, ma è meglio quando parlo di musica, sennò poi finisco a parlare di altro. Parla sulle minime cazzate, questo ha detto quello ha fatto quello. Basta, sono stufo di vedere i programmi, quello ha fatto quell'altro, e perché l'ha detto, e perché l'ha fatto, è andato con la moglie, è andato minchia. Poi appunto, poi se metti gossip col calcio, veramente, è insopportabile, no? Io queste cose veramente non le sopporto, mi vale anche di parlarne più, guarda, veramente... Mi manda in bestia. Comunque, scusa sta parentesi, sono contento, ma anche per questa vittoria non ci saltiamo. Pensiamo a giovedì contro il Celtic. Mi pare che giochiamo a Glasgow, quindi è una trasferta molto difficile, un po' come quella di Bergamo, che stranamente siamo riusciti a fare tutto 4 gol, incredibile. E niente, vi auguro buonanotte a tutti, buon inizio settimana per chi vedrà il video lunedì, per chi sarà interessato a vederlo, chi non mi interessa non lo guardi. E buonanotte ancora, forza Inter, a sveduma.